L'organizzazione ha l'obiettivo di fornire un'introduzione all'uso del Building Information Modeling, BIM, come metodologia per la gestione dei flussi informativi nelle varie fasi del processo edilizio. L'obiettivo è chiarire alcuni concetti chiave per poi spiegare attraverso un'esemplificazione applicativa l'utilità pratica del sistema. A questo proposito si è scelto di presentare il caso di un intervento sul costruito e la metodologia messa a punto per facilitarne l'applicazione. Il Building Information Modeling, BIM, è un'innovazione di processo basata sulla costruzione di un modello 3D digitale dell'edificio per supportare il coordinamento, la condivisione e la gestione dei documenti durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla pianificazione e progettazione alla costruzione, gestione e manutenzione. La chiave innovativa di questo sistema è rappresentata dalla modellazione parametrica orientata ad oggetti, ovvero l'uso dell'informatica per simulare le componenti edilizie e i loro attributi. Attraverso il BIM cambia la modalità di rappresentazione dell'edificio. Al posto della tradizionale rappresentazione per piante, prospetti e sezioni, si opera la virtualizzazione dell'edificio stesso. Le piante, i prospetti e le sezioni sono estratte direttamente dal modello virtuale. In un modello BIM perdono di importanza le scale. Ciò che conta è la profondità del modello informativo, ovvero le quantità di informazioni collegate al singolo componente in rapporto ad uno specifico livello di sviluppo del modello digitale. La norma italiana UNI 11337 prevede vari livelli di sviluppo del modello, Level of Development, il cui acronimo è LOD, da quello basico, che rappresenta gli oggetti a livello simbolico con poche informazioni aggregate, a quelli più dettagliati che contengono tutte le informazioni necessarie per descrivere le caratteristiche geometriche, dimensionali e qualitative dei componenti e delle loro interazioni. La virtualizzazione dell'edificio permette infatti di estrarre informazioni relative ad un requisito, un attributo, una specifica configurazione del modello, di verificare il coordinamento informativo tra diversi elaborati, come per esempio la compatibilità tra soluzioni impiantistiche e strutturali, di verificare la congruità informativa del progetto rispetto a standard normativi preimpostati, di interrogare il modello per ottenere informazioni su tempi, costi e risorse necessarie per l'esecuzione dell'opera. L'utilità del sistema è riconosciuta dalla disciplina nazionale sugli appalti pubblici quando afferma che la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche avvengano attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli della modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. La metodologia BIM è applicabile sia agli interventi di nuova realizzazione, sia a quelli sul patrimonio costruito, anche se con una minore velocità di diffusione. Negli interventi sul costruito, specie se di piccola dimensione, tale metodologia sconta infatti gli alti costi di modellazione delle parti non standardizzabili. Per questo motivo, insieme all'azienda eMaking, abbiamo messo a punto un nuovo flusso BIM che permette di superare questi limiti. Il nuovo flusso BIM parte dalla realizzazione del rilievo digitale dell'edificio attraverso tecnologia laser scanner combinata alla fotogrammetria. Il rilievo digitale funge da infrastruttura di supporto per la condivisione dei dati e la modellazione BIM dell'edificio. Questo processo è stato messo a punto nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di Palazzo Raimondini, un edificio del 1600 sito a San Giovanni in Persiceto a Bologna, sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'integrazione delle diverse tematiche progettuali poste dalla complessità dell'intervento ha comportato sin dall'inizio delle attività progettuali problemi di coordinamento tra specialisti di diverse discipline. Per strutturare l'ambiente condiviso di progettazione si è quindi proceduto alla creazione di un rilievo digitale dell'esistente, navigabile e misurabile, basato su un unico sistema di punti di rilievo e griglie di riferimento. Questo ha permesso di georeferenziare in maniera univoca il rilievo eseguito. Una piattaforma in cloud appositamente creata e denominata eBuilding ha permesso di raccogliere tutta la documentazione di rilievo
e di renderla disponibile attraverso tag applicati al modello digitale una volta ottenuto. Il modello digitale navigabile e misurabile ha supportato i sopralluoghi di vari specialisti del progetto e facilitato enormemente il passaggio alla costruzione dei modelli BIM per la parte architettonica, impiantistica e strutturale. Tutti gli elaborati progettuali sono stati estratti direttamente dal modello digitale. Grazie alla piattaforma in cloud di condivisione, la modifica ad un elaborato progettuale è stata automaticamente trasferita agli altri elaborati. Il modello digitale ha inoltre permesso l'ottimizzazione della distribuzione impiantistica e l'eliminazione delle criticità e delle possibili incongruenze fra il progetto architettonico, quello strutturale ed impiantistico, prima della cantierizzazione dei lavori. Una volta completati i lavori, tutta la documentazione raccolta, modelli digitali compresi, è entrata a far parte del fascicolo digitale dell'opera, che faciliterà i futuri interventi di gestione e manutenzione dell'edificio. Il modello in cloud ha inoltre permesso di caricare alternative progettuali preimpostate che gli utenti finali dell'opera hanno potuto valutare attivando tour virtuali attraverso apposito menu. Questo configuratore può essere utilizzato per simulare e condividere scelte progettuali di finitura, quali pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari, eccetera, con la possibilità di vedere in real time le diverse proposte. Il processo adottato ha permesso di ottimizzare le attività di rilievo, progettazione e gestione di tutta la documentazione. Il rilievo è stato eseguito in 8 ore da un solo operatore, alle quali vanno aggiunte ulteriori 2 ore di elaborazione dei dati in cloud. Rispetto alla metodologia tradizionale, è stimabile un risparmio di circa il 70% dei tempi di lavoro e del 20% dei costi di rilievo e restituzione. La disponibilità di un unico rilievo in cloud ha permesso l'effettuazione di sopralluoghi virtuali per tutta la durata delle attività di progettazione, che si sono tradotti in una maggiore accuratezza degli elaborati. L'aggiornamento in automatico degli elaborati progettuali ha ridotto al minimo le possibili cause d'errore e facilitato la collaborazione tra esperti di diverse discipline, riducendo al contempo al minimo gli spostamenti. L'accumulo organizzato di tutta la documentazione progettuale e di quella prodotta dall'attività di cantiere ha inoltre permesso di creare una banca dati per la gestione futura dell'edificio. Riassumendo, il Building Information Modeling, BIM, è un'innovazione di processo basata sulla costruzione di un modello 3D digitale dell'edificio per supportare il coordinamento, la condivisione, la gestione dei documenti durante l'intero ciclo di vita di un'opera. La chiave innovativa di questo sistema è rappresentata dalla modellazione parametrica orientata ad oggetti, ovvero l'uso dell'informatica per simulare le componenti edilizie ed i loro attributi. La metodologia BIM è applicabile sia agli interventi di nuova realizzazione, sia a quelli sul patrimonio costruiti, ma in questo caso con maggiori costi dovuti alla modellazione di parti non standardizzabili. Per superare questo limite è stato messo a punto un nuovo flusso BIM che utilizza il rilievo digitale come infrastruttura di supporto per la condivisione dei dati e la modellazione BIM dell'edificio. Il sistema messo a punto costituisce la base di partenza di un più ambizioso progetto di digitalizzazione del patrimonio edilizio esistente a servizio delle attività di gestione e commercializzazione che stiamo mettendo a punto insieme all'azienda eMaking di Bologna.